Perché Speranza continua a dire dobbiamo coordinarci tra paesi europei, ma perché? C'è qualcosa che non funziona? Speranza, nomen omen, no? È ovvio che c'è sempre qualcosa che non funziona perfettamente quando si parla di coordinamento tra diversi ministri e tra diversi appunto, uffici degli Stati membri dell'Unione Europea. Di fatto il caso del blocco dei voli è l'esempio, no? L'Italia ha agito subito rispetto ad altri paesi membri dell'Unione. Io ritengo che il nostro paese, il nostro governo, e questa è una buona notizia per i cittadini italiani, sia stato molto, molto pronto a rispondere mettendo in campo tutte le forze necessarie. Poi è chiaro che dovremmo ragionare in termini europei, però con i tempi burocratici che purtroppo qui ci vogliono per convocare un consiglio, parlare con tutti gli altri ministri, avere una decisione condivisa, spesso un'emergenza come quella del coronavirus non consente, no, di attendere i tempi della burocrazia. Quindi io dico che il governo e i ministri hanno fatto bene ad agire e poi chiamare il coordinamento con gli altri. Quindi questo secondo me è un buon atteggiamento, è una buona notizia per i cittadini italiani che ovviamente sono preoccupati e non possono aspettare i tempi della Sì, burocrazia europea. no, diciamo che anche nel caso di un'emergenza come questa, l'Europa si rivela, insomma, quella macchina Ma perché noi, infernale perché la che cosa è, insomma, questo accanito non è aiuta perché nell'essere più fiduciosi verso l'Europa, Ma no? sì, ma è importante capire le competenze. Noi non abbiamo un ministro, un equivalente di un Sì, ministro ministro, della sì, salute europeo. Cioè, si certo. parla di salute a livello europeo quando, come prevenzione, no? Prevenzione collegata con la tutela dell'ambiente. Quindi quando si parla di emergenze sanitarie, ovviamente entrano in campo altri attori e ha fatto bene il ministro ad agire.